curiosità che Castellani presenta al Vinitaly il vino biologico in una bottiglia altrettanto bio. Sì, è una bottiglia molto alternativa che comunque richiama la tradizione dei buoni vini della tradizione, in questo caso toscana. Noi presentiamo un vino da un vigneto singolo, una tenuta della famiglia, la tenuta Santa Lucia, è un blend sangiovese cilegiolo, produzione organica. Oltre al vino biologico che viene presentato, assolutamente innovativa, però è anche il contenitore, il pesce. Allora, Castellani presenta una nuova soluzione di packaging che è Helix. Helix è un nuovo concetto, bottiglia e tappo in sughero. Noi diciamo an expected twist, perché è facile da aprire e facile da richiudere. Il segreto è nella bottiglia, che ha una scanalatura interna, e nel tappo, che ha una particolare miscela di sughero che consente di adattarsi all'invito della bottiglia, quindi è facile da aprire ed è facile da richiudere. Una soluzione pensata soprattutto per i mercati esteri, mercati matrice anglosassone, dove l'elemento funzionale è particolarmente importante e apprezzato. È anche una soluzione ecologica, perché sia il vetro che il sughero partono da elementi naturali e sono infinitamente riciclabili. E dove è prodotta la bottiglia? La bottiglia è prodotta attualmente in Italia, in uno stabilimento di Villotta, ma può essere prodotta in qualsiasi altro stabilimento del gruppo OAI. OAI ha 11 stabilimenti in Italia e 37 in Europa. È il più grande produttore al mondo di contenitori in vetro.